3, 2, 1, go. Ciao ragazzi, sono sempre io, Rosario, le sue cose. Mi sono fatto una passeggiata qui nel mio laboratorio perché stare sempre in casa non ce la faccio più. Adesso vi faccio vedere un mio progetto che sto realizzando, non adesso perché non posso. Però era giusto per farvi vedere, ok? Iscrivetevi al canale, tanto è gratuito e non vi costa niente. Poi ricordo sempre di iscrivervi anche sul canale Facebook Mondo Elettrico Italia, che ne vedrete sempre delle belle. Vi faccio vedere il progetto che quando mi rimetto completamente poi lo finisco perché era giusto una chicca. Attaccatevi forte perché questo non ce l'ha nessuno e non l'ho ancora mai fatto nessuno. Ok, guardate bene. 3, 2, 1. Tatac! Il Garelli VIP3 ibrido. Garelli VIP3 ibrido. Motore 2000 watt davanti. Ovviamente questo va a miscela. Però l'ho fatto ibrido, quindi va sia elettrico, solo elettrico, velocità massima 60 all'ora, 65 all'ora, e va anche termico a miscela. Quindi guardate bene perché questa è una chicca esagerata. E ripeto, l'ho fatto solo io, ce cioè l'ho fatto, l'ho pensata forse solo io. Poi nei commenti fatemi sapere se vi piace il tutto. Ovviamente per quelli meno giovani, magari non sanno neanche che motorino sia questo qui. Ok? Quindi questo è tutto funzionante. Ok, vi faccio vedere che è tutto funzionante. Vedete? Adesso lo accendo un attimo. Miscela. Ok, ragazzi, questo è tutto. Ripeto, Garelli VIP3 elettrico e ibrido, vuol dire che può andare sia in termico col motore termico che sia solo elettrico. 2000 watt, ragazzi. Questo ovviamente è già targato, adesso la targa l'ho tolta. È già targato e tutto, ok? C'è proprio la targa, 6 cifre, il libretto e via dicendo. Poi quando, ovviamente, non adesso perché questa è giusto una chicca che vi sto facendo vedere, lo terminerò e poi farò la prova su strada. Quando potrò farla, ok? Quindi Garelli VIP3. Questo è del 1979, ragazzi, del 1979. Ibrido, elettrico, termico. Bella lì. Ciao ragazzi, un abbraccio alle persone che mi sono state di supporto nel mio intervento, eccetera, eccetera, nel mio cammino, diciamo, verso la vittoria, per quanto riguarda appunto quello che avevo. E vi voglio bene, come dico sempre io, grazie ragazzi di esistere. Bella lì. Ciao, a presto.